Bene amici, oggi parlo di un servizio che secondo me è veramente geniale, una di quelle cose che può far cadere quella barriera all'acquisto della vettura elettrica, far passare l'ansia di ricarica. Ma facciamo un passo indietro, devo andare a Bologna perché mi hanno invitato alla presentazione di proprio questo servizio che apre in quella città, per adesso attivo a Milano, a Roma, e ho parcheggiato qua in un parcheggio dove non ci sono colonnine di ricarica, ma stamattina grazie all'applicazione ho prenotato una ricarica a domicilio. Guardate, c'è questo camioncino elettrico che ha montata una batteria e una infrastruttura di ricarica sia in AC, quindi in corrente alternata fino a 22 kW, ma anche in DC fino a 50 kW, che mi sta caricando la vettura. E tra l'altro io potrei anche non essere qua, bensì essere tranquillamente in ufficio, a casa, perché sono autosufficienti, basta lasciargli lo sportellino di ricarica aperto. Finita la ricarica, loro tolgono la presa, se ne vanno e voi vi troverete la macchina, poi ci sono vari tagli, varie possibilità di ricarica, ma ve ne parlo dopo, pronta per partire, nel mio caso, per Bologna, anche dopo averla parcheggiata in una zona dove colonne di ricarica non ci sono. Servizio veramente super interessante, geniale, ma adesso mi metto in macchina e ci vediamo a Bologna, dove approfondiremo sia il tema dell'applicazione, sia i tagli, sia i costi, ma assolutamente servizio promosso, geniale. E sfatiamo anche un mito: non si può caricare quando piove. Non è vero, piove e io sto caricando. Grazie Rocco, ci vediamo, ciao. E dopo 2 ore torno, non c'è più il furgoncino di EGAP, lo sportellino di ricarica è chiuso e sono proprio curioso di vedere la percentuale di batteria. Ta-da-da-da! Direi quasi 100%, molto 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 bene, molto bene. Perché prima ho chiuso il video dicendo geniale 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 geniale? Perché è così, cioè pensate a tutte quelle situazioni. Per esempio adesso io sto andando a Bologna, vado da Fico e non so se da Italy Fico troverò una colonnina, ma è vero, avrei potuto guardare mille app eccetera eccetera, ma così so che Bologna, nel caso, posso contare sulla ricarica a domicilio. Oppure in una città come Milano, magari vado a cena la sera o magari torno da un viaggio, non so se attorno a quel ristorante c'è una colonnina, oppure non voglio magari scegliere il ristorante in base a dov'è la colonnina, beh, posso tranquillamente prenotarmi la ricarica, andare in qualsiasi ristorante sapendo che il furgoncino di EGAP mi verrà a ricaricare la vettura. Cioè, geniale. Oppure vado a teatro, vado... Mi piace, e ha senso anche il discorso di ricarica AC o ricarica DC, in base anche alle necessità, alle esigenze. Molto bene, Bologna, arrivo, voglio capirne di più anche dal punto di vista tecnologico. E qualcosa mi dice che siamo arrivati, ho giusto bisogno di una ricarica. Ed ecco qua anche il furgoncino, tra l'altro diverso rispetto a quello di stamattina, pronto per la conferenza stampa, ma soprattutto per ricaricarci. Tra l'altro adesso ci attaccheremo e vi racconto un po' anche tecnicamente come funziona. E Marco adesso ci ricaricherà la ID4. Ovviamente adesso è una presentazione stampa, quindi io non ho fatto la prenotazione, ma se lo avessi fatto tramite applicazione, tu Marco sapresti esattamente, esatto, che macchina caricare, il colore, il modello e la targa, esatto, sì, e anche che ricarica io ho prenotato. Esatto. Tu qua hai un'infrastruttura molto interessante. Mi racconti cosa farai adesso? Selezioniamo la presa DC, okay, AC in base al modello della macchina. Quindi adesso selezioniamo la DC. La DC, sì. Ok, andiamo, carico. Avanti. E qui troviamo i vari tagli di ricarica. Perché i tagli di ricarica, che poi vi faccio vedere dall'applicazione, sono in funzione di tempo e quanti kilowattora il cliente ha prenotato. Quindi qua hai selezionato quanti kilowattora e, esatto, quanto tempo. E quanto tempo. Adesso mi colleghi il cavo e dovrei partire. Voilà, è subito partita la ricarica. Qua ci dà le informazioni del SOC della vettura e qua invece l'uscita. In questo momento stiamo caricando a 20 kW. Ragazzi, servizio super interessante. Tra l'altro c'è anche Francesco di EGAP, al quale adesso
chiederò qualcosa, ma prima vi faccio vedere l'applicazione. E mentre aspetto di salire sul palco per la conferenza stampa, vi faccio vedere l'applicazione con la quale si prenota il servizio. Molto semplice, quando si apre ci si geolocalizza e se si è all'interno dell'area operativa si può procedere alla richiesta della ricarica. Ci ricorda l'app di parcheggiare in maniera che ovviamente la ricarica possa avvenire. Immaginate se parcheggiate in una strada stretta a senso unico, la ricarica sarebbe impossibile. Poi si seleziona il veicolo e l'applicazione, in base al profilo di abbonamento tariffario che si è fatto, vi dice entro che ora arriverà il camioncino a caricarvi. Basta poi procedere e viene confermata la prenotazione. L'altra cosa interessante è che nell'applicazione c'è questo pulsante che è il servizio di emergenza. Poi approfondirò proprio con Francesco questa cosa. Da questa parte ci sono le eventuali notifiche, qua il menu per andare a vedere il proprio profilo tariffario, il gestire il metodo di pagamento, eccetera eccetera eccetera. Ma per quanto riguarda proprio i costi, vi faccio vedere qua sulla pagina web di EGAP come sono le tariffe. Si può scegliere il taglio da 20, 25 o 30 euro per una ricarica che deve avvenire entro 90 minuti da quando la si richiede, con una combinazione di tempo e kilowattora, con 20 euro la durata massima della ricarica di 30 minuti, con una massima energia erogata 10 kilowattora e così via. Mentre qua sotto c'è la possibilità di avere una ricarica magari non immediata ma entro le 6 ore, se tipicamente magari arriviamo a casa e non abbiamo necessità di utilizzare la macchina nelle ore successive, e qua ovviamente i prezzi scendono. Francesco, responsabile marketing di EGAP, mentre aspettiamo le tagliatelle che andranno a suggellare questa giornata qua di presentazione a Bologna, ti chiedo, ma che genialata questo servizio? Cioè, quali saranno le evoluzioni? Ma soprattutto ho visto che nell'applicazione c'è anche un sistema per la ricarica in emergenza. Come funziona? Che range ha? Sì, allora, solitamente noi forniamo le ricariche per chi ha bisogno di una qualsiasi ricarica durante la giornata. Può capitare però l'occasione nel quale uno rimane a secco, comunque con poca autonomia e non è sicuro di arrivare a casa a un punto di ricarica. Allora lì abbiamo un ulteriore servizio che si può fare anche al di fuori della nostra area operativa, quindi usciamo fino a 5, 6, 10 km, quanto è necessario, insomma intorno all'area operativa urbana, per andare ad aiutare a ricaricare anche chi è fuori e deve ritornare per ricaricare all'interno di una colonnina o all'interno della wallbox di casa. Piani di espansione, Milano, Roma, oggi Bologna, Torino, ma insomma è un servizio che andrebbe esteso a tutta Italia, perché voglio dire, ho detto all'inizio che fa cadere un po' quella barriera anche all'acquisto dell'auto elettrica per la paura e l'ansia della ricarica. Sì, allora noi adesso oggi apriamo Bologna, tra 2 mesi Torino, apriremo delle altre città italiane entro la fine del prossimo anno, ancora non ti posso dire quali sono, e poi apriremo in altri paesi, perché quello che noi vogliamo fare è portare questa innovazione italiana all'estero, quindi inizieremo già dall'inizio del nuovo anno con Parigi e Madrid. Poi sicuramente Inghilterra, Germania e tanti altri paesi europei. È bello che per una volta siamo noi italiani ad esportare qualcosa, non la Silicon Valley che ci importa soluzioni e idee. Pricing, ovviamente c'è il discorso della carica a domicilio, quindi il prezzo per kilowatt è un po' più alto. Avete idee di offrire dei pacchetti, degli assorti di abbonamenti, oppure saranno così le tariffe da qua a... No, assolutamente, il nostro obiettivo è quello di equiparare il più possibile il prezzo della ricarica con noi al prezzo di una colonnina di tipo fast. Ci siamo quasi arrivati in alcuni casi, in alcune formule di abbonamento che per esempio si possono avere quando si acquista l'auto, quindi ci sono dei pacchetti destinati ad alcuni brand automobilistici. Quindi collaborate anche con i brand, cioè tu in concessionaria l'acquirente può comprare già un pacchetto. Esatto, può avere all'interno già un pacchetto di ricarica con EGAP, dove il costo è molto simile a quello della colonnina di tipo fast. Chiaro che il nostro servizio, essendo un servizio di delivery, sostanzialmente ha un costo un pochino più alto per la comodità di riceverlo direttamente a casa, in ufficio o dovunque
o dovunque sia. Comunque con gli abbonamenti usciremo a breve anche sull'app, quindi saranno disponibili a tutti pacchetti di ricarica piuttosto che abbonamenti mensili. E poi mi hanno anticipato che l'applicazione consentirà una gestione più approfondita, un controllo più approfondito in futuro, ma soprattutto che arriveranno delle colonnine fast mobili ancora più potenti e ancora più veloci. Sì, esatto, quello che noi stiamo facendo in questo momento è quello di fare tanto sviluppo della tecnologia, quindi all'interno dei nostri vani i sistemi saranno più capienti in termini di batteria, saranno più veloci in termini di velocità di erogazione dell'energia verso l'auto, e poi utilizzeremo questi sistemi per fare anche altri sistemi che magari non sono sulle due ruote, perché no, possiamo utilizzare la stessa tecnologia in altri ambiti. Grazie, sono curioso e sappi che sono un fan del vostro servizio, perché veramente l'ho trovato, posso dire, rivoluzionario per quanto semplice. La scoperta dell'acqua calda, l'uovo di Colombo. Complimenti, grazie Francesco. Grazie a te.